Buongiorno a tutti ragazze e ragazze, ben ritornate in questo nuovo video. Io sono Angela e oggi voglio parlarvi di quello che è successo questa notte. Ebbene, facciamo un piccolo riassunto partendo da quello che è successo ieri sera. In tanti hanno scritto sui social, anche molti articoli, che Antonella Elia sembrava letteralmente sparita dalla casa del Grande Fratello. Ma in tanti poi hanno segnalato che l'ex di Nonella Rai si trovava nella sauna da più di 3 ore, perché era a riflettere lettere e aveva uno stato d'animo molto triste per tutto ciò che è successo, ovviamente in puntata. Infatti, ricordiamolo, nella puntata Antonella è stata molto criticata perché hanno mandato in onda le immagini dello spintone di Patrick e da lì si è visto proprio chiaramente che Patrick non l'ha spinta, anzi l'ha solo leggermente spostata per poter lavare la sua tazzina. Ebbene, ma succede qualcosa nella notte, ragazzi, ascoltate bene, guardate questa immagine. Antonella è tranquilla e serena e sta bevendo una camomilla. Perché? Perché è stata proprio Patrick Rai pugliese a preparargliela. Ebbene sì, il nostro Patrick ha chiesto scusa nella notte ad Antonella, facendogli una camomilla per farla rilassare perché era visibilmente agitata, chiedendogli se voleva un biscottino, qualche altra cosa, e lui era proprio pronto per fargliela. Gli è stato vicino per rassicurarla e tranquillizzarla, visto che ieri in casa era veramente molto depressa e soprattutto triste per tutto ciò che era successo. Antonella ovviamente ha accettato le sue scuse e i due hanno fatto pace. Il passo l'ha fatto Patrick come uomo, magari ha capito che una donna a volte non deve essere aggredita in quel modo, perché Antonella si è esagerato, ragazzi, anche tantissimo. Io sto dalla parte di Patrick, però magari anche Patrick poteva fare qualcosina in meno, ma ha capito e ha chiesto scusa. Il gesto che ha fatto questa notte Patrick non fa altro che aumentare i punti in favore su di lui. E voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un like di supporto se il video vi è piaciuto. Io vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video. Buon mercoledì da Angela, da tutto dal web.